Buonasera a tutti e bentornati su Radio Doppio Zero. Siamo come ogni lunedì sera nell'angolo dedicato agli artisti di Puglia. Palcoscenico, il protagonista sei tu. Questa sera primo ospite della rubrica è Raffaello Tullo. Buonasera Raffaello. Buonasera e grazie dell'invito. Ciao a tutti. Ciao Raffaello, tu sei qui per presentare uno spettacolo, ma non solo, parleremo insomma di tante cose, perché sì, questa è una puntata davvero molto simpatica, perché parleremo anche di social, di arte social, musica e quant'altro. Ma partiamo dallo spettacolo, sì, che torna in scena dopo un anno dal debutto, Contrattempi Moderni. Sì, guarda, proprio oggi, l'anno scorso qui al Teatro Traetta di Bitonto debuttavo con questo spettacolo nella sua versione peggiore, perché gli spettacoli alla prima sono sempre, diciamo, un esperimento che noi speriamo che, insomma, vada al massimo delle sue possibilità, ma ci speriamo sempre, ma non ci riusciamo mai. E quindi Contrattempi Moderni ha visto la luce l'anno scorso, 365 giorni fa, e da allora ha cominciato un lungo periodo di, insomma, lavorazione, ottimizzazione e miglioramenti che, insomma, lo spettacolo aveva oggettivamente bisogno. E oggi è pronto, tant'è che siamo in tour, dico siamo perché in scena con me c'è anche mia moglie Martina Salvatore, che saluto, ciao, perché Martina. è lì siamo in scena. La prossima settimana andiamo a Genova in uno dei teatri più importanti della città, che è il Teatro della Tosse, che gestisce anche il Teatro del Ponente, dove ci esibiremo. Abbiamo già fatto delle date in Lombardia, andremo in Piemonte, andremo in Sicilia per una settimana. Insomma, un lungo tour ci aspetta per questo spettacolo che è surreale, è grottesco e racconta una storia che non è solo divertente e futuribile, ma anche ha anche diversi livelli di lettura, cosa che io non avevo mai sperimentato, perché, come sai, io ho sempre lavorato e continuo a farlo con la Rimbam Band, che ha sempre diciamo sfornato spettacoli che sono estremamente comici. Sono, io dico sempre, la Rimbam Band è una macchina da risata inarrestabile, no? Però dietro la risata c'è la gag e basta. Invece qui abbiamo cercato, io insieme agli altri due autori, che sono Alessandro Clemente e Alberto Di Risio, uno ha scritto per Fiorello, l'altro ha scritto per Crozza, per Benigni, insomma non sono proprio degli scalzacani, l'unico scalzacani sono io, e in questo spettacolo abbiamo provato a fare una roba che potesse avere diversi livelli di lettura, e credo, insomma, che ci siamo riusciti, anche perché abbiamo attirato l'attenzione di teatri importanti. Bene, assolutamente. E hai citato appunto la Rimbam Band, sì. Questo spettacolo invece, come dire, ti vede, no, come protagonista, come solista sul, sì, palco. Come solista, perché ho approfittato della pandemia per fare l'unica cosa che potevo fare, perché i video non si potevano fare perché eravamo in quarantena, i teatri erano chiusi, era tutto chiuso. Dico, che faccio adesso? Poi io ho sempre bisogno di creare cose, perché sennò davvero mi deprimo, e questa cosa la sto curando attraverso anche la psicoterapia. Un saluto alla mia psicoterapista. E quindi avevo bisogno di fare delle robe. Avevo cominciato a fare dei video da solo, perché io avevo sempre fatto sempre cose con la Rimbam Band. Quindi, costretto dalla pandemia, ho cominciato a fare delle robe da solo. E mi contatta il Alberto Di Risio, che è l'autore di Fiorello, che mi fa: ma sai che questi video che fai sono molto creativi, sono molto interessanti, perché non proviamo a fare uno spettacolo su questo stile? E quindi ho messo insieme, lui e un altro mio amico con cui andavo e vado ancora in vacanza, che è Alessandro Clemente, ci siamo messi in smart working, abbiamo cominciato a sparare minchiate ed è venuto fuori Contrattempi Moderni, che già dal titolo rimanda a un mondo poetico, divertente e poetico e malinconico, se vogliamo, che è il mondo di Chaplin. Abbiamo mutuato il titolo e l'abbiamo fatto diventare da tempi moderni a contrattempi, perché all'interno dello spettacolo avvengono contrattempi costanti che mi impediscono di fare quello che vorrei. Ricordiamo assolutamente che, tra l'altro, Contrattempi Moderni sarà in scena al Teatro Abeliano alle ore 21 il 26 dicembre. Ecco, quando avete già
I primi sintomi di un'indigestione, non solo per tutte le schifezze che avrete ingurgitato, il terzo giorno comincia a farsi sentire questo rigurgito, anche perché i parenti cominciano a non sopportarli più dopo 3 giorni di full immersion. A me capita, e quindi vi do una grande possibilità, quella di fuggire con un alibi perfetto, che devo andare a teatro a vedere uno spettacolo divertente, e io vi aspetto lì al Teatro Nuovo Abeliano alle ore 21. C'è il Bari durante però siccome le donne lasciano che i mariti vadano allo stadio, le donne possono approfittare per venire a vedere Contrattempi Moderni. Ci sono ancora 2 o 3 file libere, quindi affrettatevi e potete anche approfittare per fare dei regali di Natale, che con 20 euro ve ne uscite e ciao. Mi sembra un ottimo spunto. Vi togliete il pensiero, che quello è il problema. Assolutamente. Intanto torneremo a parlare con Raffaello tra pochissimi minuti. Ci ascoltiamo questo brano musicale. Siamo sempre su Radio Doppio Zero, questa sera in compagnia dello Smile Maker pugliese Raffaello Tullo. Parlavamo del suo spettacolo Contrattempi Moderni, che sarà in scena al Teatro Abeliano il 26 dicembre. Con qualche novità, se vogliamo, rispetto al debutto. Ma un sacco di novità, perché lo spettacolo per me è come la vita, no? Non è sempre in divenire, e se non lo vuoi far morire ci devi sempre mettere qualcosa di nuovo, qualcosa di spiazzante, principalmente per chi lo porta in scena, quindi per me. E quindi ci ho messo dei numeri nuovi, ci ho messo un finale esplosivo con mia moglie, che nella prima versione non c'era. Facciamo un pezzo di tap di 3 minuti insieme, dove presentiamo tutti i personaggi che nello schermo hanno interagito con me, e quindi i personaggi dagli schermi escono facendo l'inchino come se fossero in scena. E poi ci ho messo un pezzo in cui, siccome è tutto ambientato in questa casa, mentre sto mettendo a posto delle cose in casa, prendo un cartone e da questo cartone accidentalmente escono 3 cappelli, no? Io provo ad indossare questi cappelli con stupore, solo che questi cappelli mi fanno trasformare in 3 personaggi che sono rappresentativi di quei cappelli. Cioè c'è una bombetta e mi trasformo in Chaplin, c'è il cappello della marionetta e mi trasformo in Totò, c'è il cappello borsalino e mi trasformo in Michael Jackson. E poi c'è un altro numero sempre con il pubblico, poi ci sono delle cose che in cui prendo per il culo, si può dire culo in questa trasmissione? Sì. Tanto Viviana Minervini mi perdonerà. Qui prendo per il culo questa velocità con cui noi acquistiamo delle cose da Amazon, quindi c'è un momento dedicato anche ad Amazon, che nella prima stesura non c'era. Insomma, tantissime integrazioni. Poi ho migliorato il ritmo, ho tagliato le cose che non mi convincevano, ho aggiunto dei virtuosismi, ho aggiunto, insomma, è uno spettacolo sempre in divenire, e sono convinto che fra un anno sarà un altro spettacolo ancora, perché non... ieri ho finito di fare l'ultima modifica, aggiungendo una musica ad un pezzo che non mi convinceva. Quindi davvero è un lavoro costante che io faccio anche con la Rimbam Band, perché ripeto, gli spettacoli sono un continuo, cioè hanno sempre la possibilità di diventare migliori di quello che erano fino al giorno prima. Certo, assolutamente. Hai citato la musica, sì, che fa parte della tua vita e della tua arte. Beh, parte tutto da lì. Io comincio come batterista, poi nel frattempo, negli anni, ho sviluppato tutto il resto, però diciamo il primo... l'embrione di tutto quello che faccio è la batteria. Quando ero ragazzino ho cominciato a suonare la batteria, solo che poi non mi bastava mai, e quindi andavo sempre di fiore in fiore a cercare la mia collocazione, che non ho ancora trovato. Aspetteremo nei prossimi anni di capire se la troverò. Va bene, sì. Prima abbiamo parlato anche di Martina, tua compagna di vita, e mia moglie. È anche compagna nel lavoro, in questo, sì, caso, di palcoscenico. Sì, lei in realtà è ingegnere, però ha sempre strizzato l'occhio al mondo dello spettacolo, nel senso che ha sempre danzato. Poi ci siamo fidanzati e a casa ci sono un po' di strumenti musicali. Lei, insomma, ha provato a sviluppare delle cose, ha provato a sedersi al pianoforte e ha scoperto di essere molto portata. Si è seduta alla batteria, riusciva a fare delle cose che io facevo dopo mesi di studio, quindi ho capito che l'artista vero era lei, era mia moglie, nonostante sia ingegnere, continui a fare l'ingegnere. Quindi diciamo che davvero il talento di casa è lei, io sono un umile servitore di mia moglie.
Bene, ma il pubblico dei social ormai vi conosce perché avete iniziato a fare una serie di video molto molto simpatici su, appunto, sui social. E secondo te che rapporto ci può essere tra l'arte e il teatro, della musica e i social, e quanto hanno influito nella tua carriera? Bah, è un argomento molto interessante, ma sarò breve nell'esternare, insomma, quello che penso. Allora, è ovvio che di sti tempi non si può prescindere dai social se vuoi avere, scusate il termine rozzo e volgare, se vuoi avere mercato. Nel senso che non puoi non utilizzare questo strumento deflagrante che è appunto il social. È anche però uno strumento molto pericoloso, perché la ricerca costante di consensi, che è un po' questo meccanismo che i social ti innescano, corrono il rischio di farti snaturare, di ammiccare continuamente, di farti perdere poi la tua cifra stilistica, quello che tu vuoi veramente dire, quello che tu vuoi veramente rappresentare. Quindi secondo me vanno utilizzati anche per sperimentare. Io sperimento sempre, alle volte infatti i nostri video, anche i miei, fanno dei numeri insomma interessanti, altre volte purtroppo li vedo soltanto io e i miei parenti, però è il bello della sperimentazione, no? E meno male che ci sono, perché grazie a questi strumenti oggi riusciamo ad esprimerci e riusciamo anche ad intercettare quel pubblico che poi incuriosito viene a vederci a teatro. Per dire, ho fatto dei post, delle storie su Facebook per pubblicizzare, e su Instagram per pubblicizzare l'evento del 26, la sala è già quasi piena, senza manifesti, affissioni, 6x3. Nessuno mai avrebbe potuto sapere di questi eventi, quindi ben vengano i social, utilizziamoli, ma utilizziamoli con intelligenza e nel rispetto della nostra natura artistica e non. Assolutamente sì, quindi c'è questa conversione tra pubblico dei social e poi pubblico in sala. È importante, non dimentichiamo che è bene che poi il pubblico, insomma, da casa si sposti a teatro. È chiaro, e poi non siamo tutti fashion blogger, cioè non siamo tutti influencer, c'è qualcuno che vuole raccontare quello che sa fare o vuole raccontare un messaggio che sente possa essere rappresentativo della propria identità, insomma. Ma ora il pubblico dei social si è anche abituato molto a vedere te e Martina insieme. Sì, infatti quando faccio le cose da solo non mi caga più nessuno e tutti rivendicano, richiedono mia moglie. Finirà che lei farà dei video da sola e io proverò a fare i computi metrici, però dovrei prima laurearmi in ingegneria. Dai, noi ci auguriamo di vedervi insieme magari su un palcoscenico teatrale per un intero spettacolo. Questo ne parlavamo stamattina, siamo sempre in fermento da questo punto di vista, siamo sempre alla ricerca di quella cosa che non afferreremo mai, e se l'afferrassimo saremmo morti, quindi sicuramente il prossimo step sarà uno spettacolo insieme. Wow, fantastico, e nell'attesa noi vi invitiamo il 26 dicembre a vedere Contrattempi Moderni al teatro Abeliano, dove comunque vedrete anche Martina. Anche Martina, sì, se non altro venite per lei, perché tu pensa che ho fatto uno spettacolo a Concorezzo qualche settimana fa e il direttore del teatro è salito sul palco alla fine dello spettacolo e mi ha detto dopo il finale: perché la parte migliore dello spettacolo ce l'hai riservata alla fine? L'ho fatto per prendermi per il culo, però hanno riso molto gli spettatori. Bene, vuol dire che è stata una perfetta idea, perfettamente riuscita. Esatto. Va bene, Raffaello, ti ringrazio tantissimo. Ok. Ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi e ti aspettiamo quindi per il prossimo spettacolo con Martina. La prossima volta sarà anche lei qui in radio. Perfetto, con noi. Ve lo prometto, e salutatemi Viviana Minervini. Assolutamente, ci salutiamo con questo brano, ma poi tornate qui con noi perché abbiamo il prossimo ospite. Bentornati su Radio Doppio Zero, nella rubrica palcoscenico dedicata agli artisti pugliesi. Secondo ospite di questa puntata è un ragazzo, un giovanissimo cantautore, il cui nome d'arte è Potes. Ciao Paolo. Ciao a tutti, ciao amichetti. Lui in questa settimana è, diciamo, ormai notissimo al pubblico dei social, al pubblico dei media, della TV, per qualcosa che è successo proprio grazie ai social, grazie a TikTok, ma non solo. Parleremo un po' di tutto, della sua carriera, della sua musica, e partiamo da questo episodio successo la scorsa settimana. Cosa è successo, Paolo? È successo che praticamente mi sono ritrovato ad andare a Bari e ci sono andato da solo perché la mia cerchia ristretta di amici non c'era,
e quindi ho voluto racchiudere questa situazione in un video, inconsapevole, incosciente di quello che poi sarebbe successo successivamente, nella settimana successiva. E cosa accadeva in questo video? Cosa raccontavi? Cosa dicevi? Raccontavo la mia solitudine in quel momento, quindi ho detto che stavo andando a Bari da solo e in quella situazione mia madre mi ha detto: guarda, se non ci vuoi andare da solo, vengo io con te, ti faccio compagnia. Quindi questo per me mi ha causato un po' di dolore e allora ho voluto racchiuderlo in un video, perché vedere che ho così pochi amici, tanto da avere mia madre che mi chiede di uscire, mi ha fatto un po' male. Quindi ho detto: vabbè, famo sto video e stop. Però era rimasto tutto lì. Ok, e dopo questo video è successo qualcosa? Qualcuno ti ha fatto delle richieste? Beh, è successo che siamo arrivati a 800.000 visualizzazioni, quindi sto toccando il milione e questo mi fa molto paura. È successo che ho rilasciato interviste qua e là, quindi TG Norma, Radio Norma, Corriere della Sera, la Rai e tutto quanto, quindi inondato da testate giornalistiche, programmi televisivi. Ma voglio sottolineare che mi sono sentito strettamente vicino a tutti gli altri ragazzi, e non parlo solo della generazione Z, ragazzi diciottenni o miei coetanei, certo. Perché ho ricevuto veramente messaggi pesanti da quarantenni, trentenni, e questo quindi mi fa capire che a vivere la mia situazione sono in moltissimi, in tantissimi. Assolutamente sì. Tra l'altro tu, diciamo, attraverso le tue canzoni, ora passando un po' all'ambito musicale, cosa canti? Canti anche questo momento di solitudine? Allora, nelle mie canzoni c'è soltanto un messaggio in ogni canzone, quindi è un misto, è un mix tra amore, odio, rabbia, distruzione, amore, cioè è veramente tutto un boom quanto di emozioni. Esatto, è tutto quanto messo lì insieme in un'unica canzone. Io voglio che la gente si riveda, si senta capita, si senta compresa e non si senta sola, più che altro. Assolutamente. Tu sei tra l'altro giovanissimo, quando ti sei avvicinato per la prima volta alla musica? Mi sono avvicinato a 14 anni, grazie a mia zia che mi ha fatto conoscere i primi pezzi rap. Poi da lì, comunque, dall'esperienza ho variato un po' il genere, quindi arrivare a 18 anni e fare musica da autodidatta, quindi tutto da solo, il mio studio, canto, suono e compongo. Quindi tu scrivi pezzi e anche musica? Sì, faccio tutto da solo, scrivo le mie canzoni, le compongo. Wow, e qual è stato il primo brano che hai scritto? Beh, il primo brano, che adesso non è più rintracciabile, si trovava su YouTube, si chiamava Lifestyle, okay. Praticamente era un po' il racconto della mia vita, quindi già ai tempi ero molto triste. Poi ho coltivato questa roba qui e l'ho portata avanti. Ok, quindi tu scrivi e canti in inglese o in italiano? No, in italiano, tutto in italiano. Magari i titoli mi piace darli in inglese, non so perché ho questa roba qui. Quindi però i titoli sono in inglese? Sì, un po' di titoli, sì, anche nell'ultimo singolo si chiama Forever Young. Ok, e quando scrivi un testo, non so, come ti viene in mente? Avviene tutto in un momento oppure lo scrivi in più giorni? No, avviene tutto in un momento, perché a me piace chiudermi nella mia stanza, perché lì ho il mio studio, il mio angolo di mondo, quindi diciamo che la musica è il mio rifugio. Non appena sento il bisogno di scrivere, di esprimere quello che ho dentro, vado subito in camera, registro e poi faccio uscire il prodotto finale, insomma. Però non avviene quando magari sto vivendo dei periodi dove sto incasinatissimo, comunque non riesco a focalizzarmi sulla musica. Se magari mi capita qualcosa che mi fa male, qualcosa che mi fa soffrire, io da quella sofferenza, da quel dolore riesco a ricavare la mia musica. Ok, certo. Tu hai un'etichetta alle spalle o ti autoproduci? Autoproduco. Tutto da solo. È una tua scelta? Sì, perché comunque non ho ricevuto ancora dei contratti o comunque delle major sostanziose, quindi
fin quando non vedrò qualcosa che si muove per il verso giusto, preferisco fare tutto quanto con le mie mani, con la mia forza. Ok, beh, assolutamente. Tra l'altro penso che sia per la tua generazione, ma in generale al giorno d'oggi, siano molto importanti i social in qualche modo. Al di là di quello che è successo appunto con TikTok per quel video, tu hai una stretta relazione con i social e la tua musica? In qualche modo ti aiuti molto? Allora, io credo che siano fondamentali i social su questo, perché la musica è fatta dal pubblico. È vero che non devi farti condizionare, quindi io faccio musica in primis per me stesso, per una mia necessità, per un mio bisogno. Poi comunque si arriva il messaggio e tante persone riescono a comprenderlo meglio ancora. I social fungono veramente da protagonisti in questo, perché senza condivisione non si arriva alle persone, la gente non ti ascolta, e quindi sono molto importanti. Però bisogna anche dire che la musica è fatta anche di momenti vissuti dal vivo, quindi parlo anche di concerti, che purtroppo con il Covid si è bloccato tutto per 2 anni, qualsiasi settore compreso quello musicale è morto, e quindi è stata veramente una batosta assurda. Quindi i social sì, sono importanti, però quello che mi sento di consigliare è quello di vivere il momento quando veramente ce l'hai lì davanti agli occhi. Io posso parlarne in prima persona adesso che sto vivendo questo boom con TikTok, perché è tutto fondato lì, quindi 800.000 visualizzazioni significa centinaia e migliaia di commenti, like non ne parliamo. Sto ricevendo tantissimi messaggi, e quindi grazie anche ai social, quindi hanno anche un lato positivo. Ho creato questo gruppo, sono riuscito a mettere su questa organizzazione che si chiama Lonely Femme, ed è fatta da ragazzi che comunque vogliono evadere dalla loro quotidianità. Quindi, ricevendo così tanto riscontro dagli altri, mi sono detto: perché non aiutare? Cioè, come non mi sono sentito solo io in quel momento, voglio dare lo stesso. Quindi non voglio far stare male nessuno, quindi ho creato questo gruppo, il prima possibile, perché comunque non è una roba semplice. Faremo un raduno a Bari e cercheremo di uscire tutti quanti insieme, divertirci e fa casino, perché ne abbiamo tutti quanti bisogno, perché viviamo tutti quanti la stessa solitudine. Quindi social, è vero che distanziano un po' i rapporti interpersonali tra le persone, però se vogliono sono anche unire le persone da una parte all'altra del mondo. Ma questo è bellissimo, una bellissima iniziativa, un bellissimo messaggio, insomma spero che davvero funzioni. Prima dicevi che appunto sono importanti i social, però sono altrettanto importanti i momenti di vita vissuta di musica, quindi i concerti. Tu attualmente hai già all'attivo, diciamo, dei concerti, ne hai già fatti, hai in programma? Sì, ho già fatto dei concerti in paese, perché comunque a 18 anni io comunque studio ancora, poi per portare avanti questa roba con la musica lavoro anche la sera, quindi è un po' difficile gestire tutto quanto. Certo. Però nonostante ciò, per le poche iniziative che ci sono in paese, ho partecipato a diversi concerti. La settimana scorsa ho fatto un concerto in paese, è stata veramente una bella sensazione, perché quando canti dal vivo vedi quella cerchia di persone che balla, salta, inizia a pogare tra la gente, ti fa sentire vivo. Quindi sì, ho fatto un paio di concerti, alcuni qualche anno fa, però adesso spero di allargarmi e di fare qualcos'altro di più importante. Certo, tra l'altro sicuramente, insomma, adesso, come dicevi tu, questo boomerang di TikTok, dei social, ti auguro che possa, insomma, in qualche modo far conoscere la tua musica, oltre certo, che il messaggio di solitudine, perché poi questo è molto importante. Torniamo a parlare tra pochissimo con Potesti, questo bellissimo messaggio della sua musica. Intanto ci ascoltiamo questo brano. Fuck you, any mom, any sister, any junk, you can love, fuck off. Bentornati su Radio Doppio Zero, noi siamo sempre con Potes. Parlavamo del boom che c'è stato con il suo video su TikTok, un video sulla solitudine, ma parlavamo anche della sua musica. Intanto ti volevo chiedere da dove viene il tuo nome d'arte, Potes? Allora, il mio nome d'arte deriva dal mio nome e cognome all'anagrafe, ovvero Paolo Tesoro, quindi ho deciso di prendere la P e la O del nome, e Tess del cognome, quindi mi suonava bene, e in un modo o nell'altro ho detto: vabbè, lo facciamo diventare il nome d'arte. Bene, ma esiste da sempre, quando avevi 14 anni che suonavi? Sì, sin dall'inizio. Ah, sin dall'inizio ho scelto questo, l'ho portato avanti.
Ok, fantastico. E prima, insomma, parlavamo di questo gruppo, di questa iniziativa che stai creando. E, una domanda che volevo farti è, per tutti i ragazzi e non che ci stanno ascoltando, che consiglio ti senti di dare a, a tutti coloro che magari si trovano nella stessa situazione in cui ti sei trovato quel giorno? Allora, il consiglio che mi sento di dare a tutti è quello che in realtà la vita è fatta da solitudine. Quindi saremo sempre soli in un modo o nell'altro, ci sono momenti dove magari staremo meglio, quindi vivremo una realtà diversa, e io vi dico con tutto il cuore di apprezzare quel momento. Quindi quando vi sentite felici, apprezzatelo, tenetelo con voi, perché non, non capitano spesso, cioè è fatta da alti e bassi la vita. E un altro consiglio che do magari per il pubblico un po' più giovane che ci ascolta è quello di divertirvi tantissimo, perché siamo giovani, quindi abbiamo 18 anni, 20, 21, quello che è, anche per i più piccoli. Divertiamoci, viviamo, perché veramente la vita è una, e se la sprechiamo a stare male, a essere tristi, a imparanoiarci di tutta la roba che ci circonda, veramente non si vive più. Quindi godetevi il momento, siete sempre felici, date il massimo, e poi mi raccomando, credete nei vostri sogni. Se vi piace una roba, si possono dire parolacce? Capiamo, vediamo. Vabbè, non pensate a quello che dice la gente. Non pensate a quello che dice la gente. Siete più forti, credete sempre in voi stessi, perché l'unica persona che vi sarà per sempre al fianco è se stesso. Quindi veramente credete nei vostri sogni, fate di tutto per pensare al vostro futuro e a raggiungere i vostri obiettivi. Wow, bellissime, bellissime parole. Tra l'altro tu hai dalla tua la musica in qualche modo. Quanto la musica ti aiuta, se vogliamo, ad esorcizzare un po'? La musica è vita. Cioè, credo che veramente potrei perdere di tutto, ma non toglietemi la musica, perché mi ha aiutato nei momenti più bassi della mia vita, dove veramente toccavo l'abisso e non riuscivo più a risalire. Però quando ascolto musica io mi sento veramente rinato, mi sento un'altra persona. E quindi io faccio musica per questo, perché voglio dire a quel ragazzo, quella ragazza che mi ascolta, guarda che non sei solo, ci sono anch'io con te. Quindi metti quelle cuffiette, ascoltami e sorridi. Io faccio musica per essere compreso dagli altri, dire agli altri che ce la possiamo fare. Ok, fantastico. E parliamo allora del tuo ultimo singolo. Come si intitola e di cosa parla? Allora, il mio ultimo singolo si chiama Forever Young. È una roba un po' diversa da quello che faccio di solito, perché comunque non voglio autodefinirmi, però mi sono spostato un po' su una roba punk, hyperpunk, una roba un po' di nicchia, che consiglio a tutti di andare ad ascoltare. E il mio ultimo singolo si chiama Forever Young, parla di quest'estate che ho vissuto, dove ero spensierato, quindi stavo vivendo al meglio la mia vita. E quindi descrivo proprio quell'essere giovani, quell'essere per sempre giovani, quel vivere sempre al meglio. Quindi parlo della mia solitudine, però ti dico anche che nella mia solitudine credo in me stesso, e quindi è una cosa che dovresti fare anche tu. Ti dico che non sei solo, quindi dovresti ascoltarmi e sentire le mie parole nelle tue orecchie per farle passare veramente dentro l'anima e stare un po' meglio. Come ti dico anche che sto passando un brutto momento, però magari non lo faccio vedere. E soprattutto, ragazzi, l'amore è bellissimo, quindi innamoratevi, amate con tutti, con tutto voi stessi, cioè fatevi tutto per amare la persona che avete a fianco, perché l'amore è veramente ciò che muove il mondo. E io parlo anche di questo, soprattutto nel ritornello, quindi parlo di questa persona che mi è stata a fianco, che se avevo lei bastava essere nel noi, ed era tutto ok. Assolutamente sì. E intanto ascoltiamo, prima di salutare Potes, questo suo ultimo singolo. E intanto, per chi volesse ascoltare la, la tua musica, dove può farlo? Allora, potete ascoltarmi su Instagram, quindi ve lo dico proprio precisamente, /Potes. Sembra un codice fiscale, però ok. Per quanto riguarda Spotify, trovate il link in bio, comunque andate su Spotify, Potes, il mio ultimo singolo, Forever Young, mandatelo a tutti quanti, mandalo alla tua ragazza, a tua nonna, a chiunque. E noi intanto ce lo ascoltiamo e salutiamo Potes aspettandolo per una prossima intervista. Grazie mille a voi. A te.
La tua paura più grande è rimanere solo come me. Ogni volta che succede hai i pensieri solo lì con te. E ti parlo con il cuore in mano, te lo giuro che tu non sei strano. Anch'io come te voglio dare un po' tutto l'amore del mondo e non ho nulla in cambio e cambio il mio modo di vivere passo, dopo passo per te divento pazzo. E lo so che questo è per chi prima ride e poi piange. Ti dico tranquillo, non serve la scuola, perché sai che siamo giovani, giovani, crediamo in noi e facciamo la storia. Io sorrido a te, tu sorridi a me. Questi sono i migliori anni. Io piango per te, tu piangi per me. Non diventiamo grandi e restiamo forever young. Non devi stare più giù, perché siamo io e te. E se parlo di noi, restiamo forever young. Non devi stare più giù e restiamo forever young. Per sempre giovani sì, ma con te il tempo assomiglia ad un attimo. Immagino il panico che sentirei sulla pelle se poi svanirebbe quel fascino in cui hai tutto senza avere nulla. Manca una persona che ti ama, un abbraccio ti cambia la giornata. Sì, siamo fragili come quei petali o come le foglie d'autunno. E guardati, credi in te stesso perché non lo farà nessuno. Oggi resto a bere così ci affogo come nel mare, perché chi sta bene in fondo sta peggio di chi sta male. Io sorrido a te, tu sorridi a me. Questi sono i migliori anni. Io piango per te, tu piangi per me. Non diventiamo grandi e restiamo forever young. Non devi stare più giù, perché siamo io e te. E se parlo di noi, restiamo forever young. Non devi stare più giù e restiamo forever young.